Bentornati a voi, che bramate di conoscere l'arcano. Dopo aver vissuto avventure in deserti, mari e città, è la volta di spostarci nella giungla per conoscere il secondo villain Disney animalesco, ovvero Shere Khan, una feroce tigre che ci ricorda come nella giungla spesso non esistano regole. Il che avviene puntualmente anche nel mondo umano, a pensarci bene. E come direbbe Scar, affiliamo le zanne e andiamo. Sebbene nei ricordi di tutti i disneyani la figura di Scar occupi incontrastata la vetta degli animali malvagi, è doveroso far notare che 27 anni prima un altro malefico felino scaturiva dagli schizzi degli studios. Un personaggio che, per certi versi, risulta ancora più cupo e inquietante. Stiamo chiaramente parlando di Shere Khan, villain del Libro della Giungla. Come probabilmente saprete, il 19° classico fu l'ultimo film realizzato sotto la supervisione di Walt Disney, il quale purtroppo ci lasciò proprio l'anno precedente all'uscita nelle sale del lungometraggio. Negli intenti del grande artista non c'era una fedele trasposizione del romanzo di Kipling. Per tale motivo i personaggi ne risultano molto diversi. Se nell'opera originale Shere Khan ci appare in una chiave molto realistica, ovvero quella di un animale nato storpio, che per tale ragione è obbligato dalla sua menomazione a cacciare le mandrie, risvegliando l'ira degli uomini, nel classico Disney tale aspetto viene accantonato. Il risultato è una bestia di forza e ferocia incommensurabile, temuta e odiata da ogni altro animale. Sebbene questo antagonista compaia nel corso della storia solo sporadicamente e per brevi periodi, la sua eccellente caratterizzazione lo rende una vera delizia per gli occhi. Anzi, il fatto che le sue entrate in scena vengano sapientemente centellinate gli conferisce un'aura misticheggiante e sinistra, come quella di un tetro dio della giungla, che vede tutto e sa tutto, ma del quale non cogliamo la presenza, fino a quando non ci salta addosso e sentiamo le sue zanne attorno alla gola. Quando finalmente appare sullo schermo, l'atmosfera ritmata e giocosa del film si oscura, volgendo a un clima decisamente serio e drammatico. Similmente al suo discendente Scar, anche Shere Khan ha un portamento regale e una personalità sofisticata e melliflua, indice di un elevato senso di sicurezza, eppure una notevole dose di intelligenza. È ben consapevole che ogni abitante della foresta tremi al solo udire il suo nome e si compiace del terrore e dell'angoscia che sa instillare nel cuore altrui, un metodo molto più efficace dell'azione di zanne e artigli. I suoi dialoghi sono tutti molto languidi, educati e cordiali, cosa che attribuisce un'ulteriore trepidazione al suo personaggio, poiché sappiamo bene che tale atteggiamento è un paravento sottile che, una volta scostato, rivela qualcosa di mostruoso e irrefrenabile. Ma le analogie con il fratello di Mufasa finiscono qui. E si può ben affermare che, per quanto meno ricordato, Shere Khan sia decisamente più potente di Scar. In primo luogo, non soffre dello stesso complesso di inferiorità che il leone nutriva nei confronti del fratello maggiore. Secondariamente, non brama la conquista del potere, per il semplice fatto che lui è già il signore della giungla. Similmente a Malvagi dello stampo di Lord Voldemort, Shere Khan si compiace della paura che provoca e non cerca la fedeltà o la comprensione dei seguaci, agendo da solo. E allo stesso modo, anche lui possiede una debolezza ben occultata, sotto strati di superbia e sicurezza. Segretamente, questo malvagio teme l'uomo e, come sovente accade, la paura si è via via incrostata di odio. Shere Khan è anche uno dei pochi villain Disney a non morire alla fine del film. Tuttavia, il modo in cui gli viene dato il ben servito è altamente allegorico e particolare. Nessuno, infatti, poteva riuscire a sconfiggerlo, neppure Baloo, similmente a quanto accade alla strega di Biancaneve. Quando il villain si dimostra estremamente superiore ai protagonisti,
L'aiuto giunge dal cielo. Eccola lì! Il fatto che una folgore vada a incendiare un albero e che Mowgli usi quel fuoco, unico elemento che Shere Khan davvero teme, contro la tigre medesima, ammanta tutta la scena di molti significati. In primo luogo, quello divino. Il fulmine, fin dalle più antiche epoche e in moltissime culture, è sempre stato associato agli dèi. Basti pensare a Thor e a Zeus. Come nel caso della fata madrina, l'elemento divino e spirituale interviene laddove le forze e l'impegno del protagonista non sono più sufficienti ad aver ragione della controparte avversaria. Oltre al fulmine, ci viene proposto un secondo elemento carico di antico simbolismo: il fuoco. Da sempre, il fuoco è percepito come la ragione, il progresso, l'intelletto, qualcosa di prettamente umano e che solo l'uomo è capace di creare e utilizzare, fatto che gli ha permesso di elevarsi al di sopra di ogni altro essere vivente. Gli animali hanno paura del fuoco perché non sono in grado di farne uso o di controllarlo. Non a caso, un altro antagonista della storia, ossia l'Orango, re Luigi, era persuaso che se Mowgli gli avesse insegnato a usare il fuoco, sarebbe diventato umano lui stesso. Non per niente. Al fuoco viene associato Prometeo, archetipo della ragione che sfida le autorità e gli oppressori. Esattamente come nel caso di Mowgli, che affronta Shere Khan, tigre che da anni tiranneggiava la giungla. Inoltre, secondo il mito, fu proprio il titano Prometeo a creare l'uomo, il che si ricollega molto al fatto che Mowgli debba abbandonare il mondo degli animali per unirsi finalmente ai suoi simili. Anche in questo contesto, protagonista e antagonista si fronteggiano per via della loro forte contrapposizione. Mowgli rappresenta la ragione in fase di crescita, che vorrebbe ancora restare ancorata all'infanzia, ma che deve necessariamente progredire, trovare una diversa collocazione. Shere Khan è la cecità, la bestialità, l'araldo di un intelletto animalesco retrogrado, incapace di progredire, perché non sente nessuno stimolo a farlo, nessun disagio che lo induca a farsi domande su se stesso, in quanto persuaso di essere già perfetto. Contrariamente a Mowgli, che non teme il fuoco neanche vedendolo per la prima volta, Shere Khan ne è terrorizzato, esattamente come l'ignorante teme il progresso, la cultura e l'intelligenza, tutti elementi che le fiamme stanno a simboleggiare. Se volessimo fare un paragone, Shere Khan potrebbe assomigliare nella nostra società a quelle persone fisicamente forti e che per tale ragione amano sottomettere gli altri. Attenzione, non bisogna confonderli con i simili di Gaston, che sono sì votati al narcisismo e alla prepotenza, ma hanno scarse capacità cerebrali. Gli Shere Khan di tutti i giorni sono invece molto intellettualmente dotati, solo che rifiutano tale capacità. Preferiscono fossilizzarsi in preconcetti, addirittura vantarsi della propria ignoranza, come se essa fosse una qualità, denigrando coloro i quali amano conoscere e apprendere. Possiamo definirli l'uomo medio, quello che senza spirito critico condivide le bufale sul web, cultore di cine e panettoni e frequentatore assiduo di palestre, per il solo scopo di diventare più grosso, non più agile o più in forma. Persone che odiano progresso e cultura, non perché non arrivino a comprenderli, ma solo perché ne sono spaventate, come fossero un indomabile incendio.